ragazzi e ragazze, rieccoci tornati in questo nuovo epico video. Epico. Ormai, come sapete, per chi ci segue da tanto, epico. Vai, ne abbiamo fatti tanti. E siamo felici di portarvi questa collezione completa, la nona della nostra storia, delle Air Goals Wave 2. Questa è la checklist. Coraggio, che preziosi, ci devi fare un regalo enorme per tutti i soldi che ti abbiamo regalato. Vabbè. La checklist troviamo Twang, Metal allora, Babe. Aspetta, adesso le facciamo vedere una per una. Basta la checklist. Allora, abbiamo Twang che arriva con questo biberon e il pettinino. Questo qua. Così. Per queste role non abbiamo gli indizi. È Credo, perché. forse eccetto una comunque. No, no, ce li ho, però ragazzi sono tutti sparsi. Ma già l'ho ritrovato. Ok. Allora, tutte cambiano colore, quindi non c'è una diversità rispetto all'altra. E lei è una comune, però. È una delle mie preferite. Ok. Poi abbiamo Metal, Metal Babe, che alla fine siamo riusciti a trovare. era l'ultima che ci mancava l'appello, dopo abbiamo sudato un po' per trovarla. Alla fine è arrivata e Eccola siamo qua. riusciti a completare questa collezione. Lei pure è pure una comune. Anche se forse per tanti non lo dovrebbe essere, visto che comunque Lei va molto sui gruppi. Esatto. non è brutta. Poi Passiamo alla Prom Prom Princess. Princess, esatto. Prom Prom Prom. Prom Princess. Fatta tipo un po' anche alla somiglianza con questo specie di colletto dove è scritto Prom Princess che somiglia molto a dei pets. Non è un colletto, ma è una fascia. Comunque gli avevano anche i pets queste fasce. Sì, Diciamo sì. un E po' queste somiglianze, ecco. lei è una fancy. Ok, sì, ci può stare. Poi Poi passiamo all'unico maschio maschio di questa serie. al biberon clear. Mai visto? Trasparente. Gli occhiali, vabbè. Gli occhiali li mettiamo qua. Lui è un comune e si chiama Tuangai. Nome inglese, Vabbè, ragazzi. non inteso in quel senso comunque. Quale senso? No, quello è gay, non gay. E non c'entra niente. Esatto. Poi abbiamo la pecora. Diciamo che adesso qui troviamo le due più brutte, infatti, Allora, la pecora. secondo noi, perché dopo dicono che no, non sono brutta. Ragazzi, ognuno di noi ha Ognuno, un cioè, parere proprio. esatto, i suoi gusti. Allora, lei arriva con questa, fa questa visiera che non ho capito per quale la, Con i perché l'hanno dollari, no, non ho messa. capito perché. Ma poi con questi capelli, cioè, è impossibile da mettere. Pettinino e biberon. Lei si chiama in realtà MC and New York, insomma, cosa del Sì. genere. Ed è una comune. Pure lei. Ovvio che è una comune, cioè, direi. Poi abbiamo lei, che all'inizio era una di quelle che, se vi ricordate, era l'unica che ci mancava. Poi l'abbiamo trovata un sacco di volte, gli ultimi periodi. Lei arriva con questi occhiali tipo rock. Che poi ho Sì. scoperto che è ispirata a Cardi B, questa, la cantante. Ed è una fancy addirittura, cioè, oddio, Esatto. personalmente a noi non sembra di dare questa classifica, mettiamola così. Diciamo, non ho capito perché a volte alle, tra virgolette, più bruttine danno Un una valore più classifica più alta, alta. certo. Non ho capito perché, però vabbè. Poi Passiamo abbiamo al sotto, Splits. Splits, il condizionatore, però adesso tesoro non mi serve perché al momento non fa così caldo. Splits è bellina. Anche lei, mi pare, l'abbiamo trovata due volte, se non sbaglio. Ed è, Lei, una rara. però, non si trova con la ball oro, Oro, ma ma si si trova trova con la con la ball bo. classica. Sì, esatto. E ha pettinino Giallo giallo e e un biberon quadrato, bianco e rosa. Poi poi abbiamo Pins, Pins, trovata pure un lei. po' di volte. Quella che mi piaceva di più di tutte, tra l'altro. Infatti non è brutta. Lei è una È una comune, comune, a arriva. mio avviso potrebbe essere tranquillamente una fancy. Eh sì, allora arriva con questi occhiali che sono nuovi, diciamo,
Sì, diciamo che hanno uno stile più moderno rispetto esatto. a quello di altre LOL di questa serie. E poi arriva con il biberon nero e blu e il pettinino azzurro. Poi arriviamo all'ultra rara. L'ultra rara che... è di MBB. Esatto, e dammi un bel bacio come la chiamo io. si scannano tutti per averla. Esatto. Esatto. È bellissima. Esatto. È tutta colorata. Ed è ultra rara, appunto. Esatto. Quindi l'unica ball oro, quando c'è, trovate la oro, è lei per forza. Quindi, occhiali in questo modo, gli sembrano tipo un VR. Sì, esatto. Biberon e pettinino. E poi l'ultima, rara, sempre con ball normale, sì. Rainbow Reaver. Che è l'unica rainbow, diciamo. Che in realtà, come possiamo vedere, visto che l'abbiamo vicino, non sono così diverse la Valley BB e... lei, però lei è però... più colorata, diciamo, è più sì. non colorata, come si dice? Sai cos'è? Sono i capelli, secondo me, che rendono questa LOL più carina. Anche cioè, se, guardate che ha, fondamentalmente ha gli stessi colori di quella sopra, anche... No. Però dietro è fatta più o meno allo stesso modo. Sì, forse le treccine. Per quello, quindi... E ha le ali dietro. Però evidentemente piace di più questa. Sì, direi molto più bella, secondo me. Sì, diciamo di sì, quello sì. Questa qui e l'ultra rara sono le più richieste, a parte Metal Babe. Sono proprio le più richieste. E niente ragazzi, sono finite. Esatto, e che dire ragazzi, questo bel video di collezione completa lo facciamo arrivare a 500 like ragazzi. Magari. Quindi pollicione in su, iscrivetevi al canale. Se non siete iscritti. Esatto, perché chi lo sa, in futuro, come abbiamo sempre detto, possono sempre arrivare altre collezioni. Ormai è la nona volta che lo diciamo e... Facciamo il 10? Facciamo il 10? C'è rotonda. Insomma, ditecelo sotto nei commenti, volete la decima così... Insomma, facciamo un po' come Real Madrid, dai. Va bene, insomma. Bene. Diteci sotto nei commenti qual è la vostra preferita e quale esatto. non vi piace. Esatto, magari stilateci una classifica, ragazzi. Bene, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Bye bye. Ciao.